Allora, ho detto più volte che desideravo che questo 70° Festival di Sanremo fosse all'insegna della donna. Tante donne, ognuna con una propria storia, più leggera o drammatica. La prossima donna, la conosciamo, ha alle spalle una storia di cronaca assolutamente drammatica. Poco più di 3 anni fa c'è stato questo fatto di cronaca che ha veramente turbato tutti noi. Una ragazza, 28 anni, di nome Jessica Notaro, subisce l'aggressione da parte del suo ex fidanzato che le getta dell'acido in faccia. È il gesto più vigliacco che si possa fare. Jessica, che ha una grande forza e un grande talento, non si è arresa. Lei amava cantare, ha dovuto interrompere per qualche tempo, ma poi ha deciso di continuare. Tra l'altro, proprio nel 2013, ricorderete, un ragazzo talentuoso, Antonio Maggio, vince proprio la sezione giovani del Festival di Sanremo. E Antonio Maggio è qui in sala, è un grande amico, un amico fraterno proprio di Jessica Notaro. Vieni Antonio, ben arrivato. Buonasera, buonasera Sanremo. Ciao Lama. Ciao Antonio. Tu sei molto amico di Jessica, sì. Lei amava e ama cantare, ha una voce molto bella. C'è una storia bellissima tra l'altro, perché la storia di questa canzone nasce da un valore importante che è l'amicizia. L'amicizia che mi lega a Jessica, conosciuta sul set di un mio videoclip, prima che le accadesse tutto quello che sappiamo. L'amicizia con Ermal Meta, con il certo. quale ho scritto questa canzone e che ringrazio. E un pomeriggio ci siamo trovati durante un nostro incontro, io e Jessica, ci siamo guardati in faccia e abbiamo deciso di provare a raccontare con una canzone la sua storia, che è anche la storia di tantissime donne che quotidianamente subiscono delle violenze. Abbiamo noi la fortuna di poter comunicare con questa forma d'arte potentissima che è la musica, e il mio augurio che possa essere sempre più sfruttata come mezzo di messaggio e di speranza. Prego, accomodati Antonio. Ho voluto invitare, già diversi mesi fa, li ho chiamati, li ho voluti qui, quando ho ascoltato la loro canzone che mi ha colpito, che è bellissima, vi invito ad ascoltarla con la massima attenzione. Ho voluto che Jessica e Antonio fossero qui e che questo motivo fosse un manifesto contro la violenza sulle donne, condiviso da tutti noi. La canzone si intitola La faccia e il cuore. Loro sono Antonio Maggio e Jessica Notaro. Allo specchio, dopo dimmi cosa vedi, tanto silenzio in un pugno di stelle, ma c'è una donna ancora in piedi, sa ancora in tempo a decidere che non conta niente all'infuori di te, e che i baci non mordono, gli abbracci non rompono. E adesso guardami invece tu, e dimmi se mi riconosci, so che sono un po' cambiata. Se ti impegni un po' ci riesci, potevi sciogliere i dubbi che avevo, con i miei capelli a sentirmi più bella, però mi sciolto il sorriso, ma io ho quello di riserva. Tieni le mani in tasca, tieni le mani in tasca, che se le tiri fuori non fai la differenza. Tieni le mani in tasca, tieni le mani in tasca, se le tiri fuori è per una carezza. Solo una carezza. Si muore pure restando in vita, quando si resta indifferenti, sembrano cose da telegiornale, finché non saltano pure i denti, i segni restano.
stanno distintivi che per la vita mi porto dentro. Donna coraggio, donna vera, donna che non devi stare zitta, non dare troppa confidenza al dolore, perché altrimenti se ne approfitta. Finché c'è fiato per dire basta, c'è ancora un fiore dopo una tempesta, ma tu non devi scegliere tra la faccia e il cuore. Tieni le mani in tasca, tieni le mani in tasca, che se le tiri fuori non fai la differenza. Tieni le mani in tasca, tieni le mani in tasca, e se le tiri fuori è per una carezza. E ho imparato che i baci non mordono, che gli abbracci più forti guariscono, che la vita è uno spazio da conquistare finché te ne rimane. E ho imparato persino ad amare, anche se non è stato facile. Devi salvare la faccia e il cuore, la faccia e il cuore. Tieni le mani in tasca, tieni le mani in tasca, che se le tiri fuori non fai la differenza. Tieni le mani in tasca, tieni le mani in tasca, e se le tiri fuori è per una carezza. È solo una carezza. Tieni le mani in tasca, è solo una carezza. Jessica Notaro e Antonio Maggio. Grazie. Canzone bellissima. Buonasera. Bellissima. Jessica, grazie. Questi sono per te. Grazie. L'invito. L'invito che io faccio, questa canzone è ovviamente fuori concorso, è un piacere averla ascoltato. L'invito che faccio alle radio a tutti, ascoltatela, ascoltatela, è un modo per combattere la violenza appunto sulle donne. Assolutamente, ascoltatela.